Buongiorno carissimi, bentrovati in questa quarta domenica del nostro tempo di avvento. Questo cammino che abbiamo intrapreso qualche tempo fa, un cammino che ci sta conducendo pian pianino alle soglie della solennità del Natale. E oggi vediamo come figura di spicco la Vergine Maria proprio nel giorno in cui, nella sua quotidianità a Nazareth, in questo paesino un pochettino sperduto di 100 abitanti, arroccato in mezzo alle rocce. In questo luogo c'è una donna. C'è una donna che riceve una visita in attesa e sa benissimo Maria che quando si presenta l'angelo è per portare un messaggio, perché già precedentemente l'angelo, fin dall'Antico Testamento, pensiamo all'annuncio della nascita di Sansone, quindi è stato messaggero di eventi, come è anche stato messaggero nella vita di Tobia, di Sara, di Tobi, Raguele. E quindi ecco che il Signore viene e porta con sé un messaggio che va accolto perché quella parola si faccia carne, si faccia vita in ciascuno di noi. E nella prima lettura oggi tratta dal secondo libro di Samuele, capitolo settimo, vediamo un re Davide che è volenteroso, ci mancherebbe un buon desiderio. Lui ha una casa di cedro mentre l'arca del Signore è sotto una tenda. Vuole costruire una dimora per il Signore. Però poi interviene Dio, gli dirà: guarda, ricordati da dove ti ho preso, ricordati che pascolavi il gregge, ricordati che sei stato re, sempre al 100%. Farò io una casa per te, renderò il tuo casato dopo che tu sarai andato via, renderò la tua casa e il tuo regno saldi per sempre. Ecco, quello su cui vorrei oggi riflettere con voi è un po' l'iniziativa. È l'iniziativa di Dio che prende Lui per primo nella nostra vita. Certe volte la nostra fede si potrebbe tradurre in alcune azioni che noi possiamo fare per il Signore. Faccio un esempio banalissimo: se noi pensiamo al tempo della Quaresima, non voglio andare un po' troppo in là, però certe volte diciamo: che fioretti mi metto a fare in questa Quaresima? È come se il nostro fare, ecco, fosse quello primario, mentre prima c'è un'iniziativa di Dio che ci stupisce, un'iniziativa di Dio che, se accolta, veramente ci sconvolge. Maria, accogliendo l'iniziativa del Signore, ha cercato di interagire, di non voler perdere anche quella che è la sua purezza, perché se io non conosco l'uomo, come posso avere anche un figlio? Al matrimonio ci voglio arrivare casta. Ma nello stesso tempo interagisce e si lascia avvolgere dalle promesse che l'angelo le presenta. Sono promesse del Signore, le darà anche un segno: guarda che tua cugina Elisabetta, questo è il sesto mese per lei, che è incinta. Tutti dicevano che era sterile. Questo è il segno per la Vergine Maria. Ecco, certe volte per noi un segno è anche la testimonianza di un nostro fratello, di una nostra sorella che vive la fede e ha vissuto veramente qualcosa di sconvolgente, solo e soltanto perché si è fidato della parola del Signore. Bene, allora qual è l'iniziativa di Dio per la mia vita? Mi guardo allo specchio e dico: è la vita stessa che mi ha dato, la sua prima iniziativa, con la quale vuole fare grandi cose. Bene, allora viviamo così questa Santa Domenica, anche in compagnia di San Paolo, che nelle lettere ai Romani, al capitolo 16, versetti 25 e 27, chiosa dicendo in maniera molto chiara che il mistero avvolto nel silenzio per secoli ora si è manifestato. Dio ha scelto di prendere dimora in mezzo agli uomini. Bene, incamminiamoci così verso questo Santo Natale che bussa alle porte del nostro cuore, pensando sempre a quell'iniziativa stravolgente del Signore che nella nostra quotidianità viene a irrompere. Buona e santa domenica a ciascuno di voi e un abbraccio fraterno.